finalmente è arrivato anche questo momento, ossia il momento di farvi il riassunto in sintesi di tutta la terza stagione di Inazuma Eleven, la mia preferita in assoluto. Con questi 59 episodi che andremo a vedere si concluderà la storia di Mark Evans ed ovviamente inizierà poi quella di Arion. Pertanto vi chiedo non 1000, non 1500, ma ben 2000 mi piace per il riassunto di tutta la serie di Inazuma Eleven Go. Detto questo, spero di trasmettervi ancora una volta tutta la mia passione per questa fantastica serie, ma ora calcio d'inizio. Tutti i migliori giocatori del mondo si stanno preparando al momento più importante per ognuno di loro, il Football Frontier International. Dal Regno Unito fino all'Africa, tutti i giocatori non aspettano altro che potersi confrontare per salire sulla vetta del mondo. Ma intanto sono già passati 3 mesi dagli avvenimenti legati all'Alius Academy e Mark e gli altri sono ovviamente intenti ad allenarsi. Durante una pausa però, Mark noterà e saluterà una ragazza a bordo campo, che però non si ricorderà di lui. Il giorno seguente, il capitano della Raymond si sveglierà presto per vedere appuntamento fissato con l'allenatore Hillman. A scuola sono già tutti presenti, Scott, Harley, Sean e persino Xavier e Janus, o meglio Jordan. Al campo sono anche stati convocati giocatori mai visti prima, come ad esempio Austin, il quale ha seguito il nostro Mark, ed anche lo scontroso Archer Hawkins. Ma le sorprese non finiscono qua, poiché anche Caleb è presente. Ma ecco che l'allenatore Hillman svelerà il motivo della convocazione di tutti questi giocatori, ovvero per la selezione dei 16 che rappresenteranno il Giappone all'FFA. Ma ecco che come un fulmine a ciel sereno, Nelly avviserà Mark e Silvia del fatto che partirà verso l'estero. Ma ad ogni modo le squadre di Mark e Jude sono pronte a scontrarsi per il match di selezione organizzato da Hillman. Lo scontro inizia e subito la squadra di Mark si porta in avanti con Kevin, il quale verrà fermato da Nathan, che farà andare Axel al tiro con il tornado di fuoco, parato senza problemi dalla mano di luce dell'estremo difensore della Raymond. Xavier tirerà con la meteora dirompente, segnando la prima rete della partita. Axel invece tirerà ancora una volta con la tormenta di fuoco che batterà il pugno di giustizia di Mark, pareggiando. Anche Kevin segnerà un gol, portando la squadra di Mark nuovamente in vantaggio. La partita è un continuo susseguirsi di capovolgimenti di fronte, tuttavia Jordan andrà in gol con la cometa astrale agguantando il pareggio un'altra volta. Sean però proprio allo scadere supererà Darren con il richiamo del lupo, regalando la vittoria alla squadra di Mark. Al termine della partita l'allenatore Hillman avviserà i ragazzi del fatto che non sarà lui a guidare la nazionale, ma che il nuovo allenatore sarà Percival Travis, il padre di Camellia. Travis allora comunicherà la lista dei giocatori scelti. Essi sono Jude, Axel, Sean, Xavier, Nathan, Scott e Harley, Thor, Darren, Jordan, Caleb, Austin ed Archer, Jack, Todd ed infine Mark. Questi sono i 16 convocati che rappresenteranno il Giappone all'FFA. Il giorno seguente il ritiro della nazionale è cominciato e la squadra è molto motivata, tuttavia c'è anche chi si comporta in modo strano, come ad esempio Austin, che a differenza di tutti gli altri non dorme nel dormitorio della Raymond. Ma ora è tempo di allenarsi. L'allenatore Travis presenterà Camellia come manager dell'Inazuma Japan, per poi affermare che la nazionale giapponese è molto inferiore rispetto alle altre squadre. Proprio Travis interromperà l'allenamento, rimproverando prima Jack e poi Nathan. L'indomani Willy e Celia si intrufoleranno nella sede del calcio studentesco per indagare sul loro allenatore, scoprendo che a quanto pare Travis rovinò la squadra della Cherry Blossom proprio prima della finale del Football Frontier. Ma ecco arrivato il momento di scoprire il primo avversario dell'Inazuma Japan nel girone di qualificazione asiatico. La nazionale giapponese incontrerà quella australiana, i Big Waves. Ma attenzione, l'allenatore Travis ha deciso di bloccare gli allenamenti della squadra. Mark e gli altri infatti non hanno il permesso di lasciare il dormitorio e proprio quando i ragazzi proveranno a sgattaiolare fuori verranno beccati e respinti da Travis. Silvia e Celia però hanno trovato alcune informazioni sulla nazionale avversaria, la quale pare possa soffocare qualsiasi offensiva. Al dormitorio arriveranno anche Victoria e Suzette, mentre Harley riuscirà ad uscire dalla struttura per andare a spassarsela col surf. Archer invece verrà scomodato da alcuni ragazzi, difatti lui era il capo della banda di Justin e gli altri, i quali vorrebbero che il loro amico abbandoni il calcio per tornare da loro. Tuttavia Archer ha deciso di impegnare anima e corpo in questo sport. In camera intanto Mark, Axel e Jude si stanno allenando e prometteranno anche di salire sulla vetta del mondo vincendo il Football Frontier International. Ma eccoci giunti al giorno dell'inaugurazione del Football Frontier International per l'appunto. La partita inizia subito e i Big Waves mostrano di già la loro tattica speciale, il bunker asfissiante, per poi andare all'attacco con il megalodonte che batterà il pugno di giustizia di Mark. La partita è appena iniziata e l'Inazuma Japan è già in svantaggio. I dubbi di Jude riguardanti l'allenatore Travis si fanno sempre di più, tuttavia Mark
e non si è ancora abbattuto. Il bunker asfissiante degli australiani però è davvero un problema. I nostri ragazzi non riescono a superare la loro metà campo per via della tattica avversaria, ma l'allenatore Travis esorterà loro a trovare una soluzione. Ed ecco che Jude ha capito come liberarsi dal pressing avversario. L'allenamento in camera ha costretto i ragazzi della linea Zuma a migliorare individualmente. Ormai il bunker asfissiante è storia passata. Tuttavia il portiere avversario con la sua barriera oceanica bloccherà tutte le conclusioni di Axel e Sean. Inoltre Jude si è infortunato alla caviglia e per questo motivo Sean verrà indietreggiato a centrocampo per favorire l'inserimento di Austin. Il secondo tempo inizia e subito il numero 11 dell'Inazuma Japan intercetta la palla per poi spingere Axel al tiro con la tormenta di fuoco, che verrà però ancora una volta bloccata. Ma ecco che Harley ha capito come superare la barriera oceanica. Il numero 4 andrà al tiro con la sua nuova tecnica, il tifone, che si insaccherà in rete pareggiando il risultato. Nel mentre al campo arriverà Hillman, che racconterà di come Ray Dark infangò anche la finale della Cherry Blossom, nonché il nome di Travis. Ed è per questo che l'allenatore non è più ben visto come una volta. La squadra australiana marca ora uomo, Jack allora si vede costretto a passare all'offensiva superando Jones e passando ad Austin, il quale servirà un pallone superbo ad Axel, che scaricherà il suo avvitamento esplosivo nella porta avversaria. L'Inazuma Japan ha segnato il gol del 2-1, vincendo la prima partita del Football Frontier International. Il giorno seguente gli allenamenti dei nostri ragazzi riprendono e Travis avvertirà del fatto che i loro prossimi avversari saranno i leoni del deserto del Qatar. Austin però lascerà il dormitorio per tornare a casa, infastidendo anche alcuni componenti della squadra. Mark, Axel, Silvia e Cammy allora si dirigeranno verso il ristorante gestito dalla madre di Austin. Ed una volta arrivati a destinazione, Mark e gli altri incontreranno proprio Austin, il quale intenta gestire il ristorante della madre, dopo che quest'ultima si è ammalata. Così il nostro capitano e le ragazze si proporranno per dare una mano. Ma il giorno della partita è ormai arrivato. Lo scontro tra Inazuma Japan e i leoni del deserto inizia con i nostri ragazzi che vanno all'attacco prima con Jude e poi con Axel. Il numero 10 scaricherà il pallone sui piedi di Sean, che tirerà con il richiamo del lupo. Tuttavia Mustafa, con l'aiuto di Khalil, manderà il pallone in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che viene battuto da Nathan, che con una prodezza segnerà direttamente dalla bandierina con un tiro a giro. I leoni del deserto continuano a lasciare spazi all'Inazuma, che raddoppierà con Xavier con la sua solita meteora dirompente. Il primo tempo si conclude, tuttavia i nostri ragazzi sono visibilmente provati, e questo è anche per via del sole cocente. I leoni invece sembrano essere freschissimi. Jordan cadrà al suolo stremato, costringendo Travis a sostituirlo per Todd. I leoni del deserto andranno all'attacco e segneranno con un potentissimo colpo di testa. Ora il risultato è sul 2-1. La partita tra le due nazionali continua, ma la stanchezza è sempre di più, ed anche Sean crollerà dopo un altro tiro parato da Mustafa. Il numero 9 dell'Inazuma verrà sostituito in favore di Austin, che andrà subito all'attacco, ma perderà palla dopo uno strano retropassaggio. L'offensiva giapponese continua, ma sempre Austin preferirà passare la palla piuttosto che tirare in porta, facendo arrabbiare parecchio Axel. Austin ha infatti paura di rimanere da solo come in passato, poiché crede che dando il massimo potrebbe far sfigurare i suoi compagni di squadra. I leoni ora spingono in avanti con Khalil, che tirerà con il sole del deserto. Mark però respingerà con il pugno di giustizia. Tuttavia gli avversari segneranno proprio ad un secondo dalla fine, pareggiando i conti e portando la partita in uno stato critico. L'Inazuma Japan va all'attacco con tutte le sue forze e dopo l'ennesimo passaggio forzato, Axel calcerà il pallone addosso ad Austin. Il numero 11 allora capirà cosa voglia dire giocare a calcio nell'Inazuma, liberandosi difatti da un peso che si portava dietro da ormai troppo tempo. Il gioco riprende e subito Nathan recupererà palla, rilanciando poi Austin, che supererà tutti i difensori avversari, andando poi al tiro finalmente con il suo ruggito della tigre, segnando anche il gol della vittoria per l'Inazuma Japan. La nazionale giapponese ha dunque accesso alla finale del girone di qualificazione asiatico. Tuttavia in squadra c'è ancora chi non ci riesce nonostante ci provi, e quel qualcuno è Archer. Proprio il numero 7 verrà provocato da Caleb, tuttavia egli continuerà comunque ad allenarsi al massimo con il mister Hillman, il quale si rispecchia nel ragazzo che sta seguendo. Il giorno seguente Mark proverà ad allenarsi con proprio Archer, ma quest'ultimo preferirà fare le cose da solo piuttosto che con qualcuno. Hillman intanto chiederà proprio a Mark di allenare Archer in sua assenza, tuttavia il numero 7 si comporterà in maniera scontrosa e se ne andrà. Archer però sta continuando ad allenarsi al fiume e per questo Mark lo raggiungerà nuovamente, chiedendogli di giocare a calcio divertendosi. Nonostante i tiri di Archer non siano ben indirizzati verso di Mark, il capitano continuerà a rincorrere alla traiettoria del pallone, fino a quando il difensore non comincerà a centrare lo specchio della porta, sempre più spesso. Ciò che manca ad Archer è la fiducia, e proprio dopo l'incitamento di Mark, il ragazzo tirerà finalmente tra le mani del portiere. Dall'altra parte invece Jordan si sta allenando, ma in modo compulsivo. Al centrocampista non sta bene stare dietro i suoi
compagni, i quali stanno sempre di più migliorando. Il giorno seguente Jude consiglierà di studiare nuove tecniche speciali per poter alzare il livello della squadra, e la prima da provare sarà quella tra Thor e Shawn, mentre tutta la squadra continuerà ad allenarsi come sempre. Nathan invece si sta allenando alla Torrina Zuma, mentre Harley e Jack sono intenti a provare una tecnica combinata. L'indomani però, durante l'allenamento, si farà vivo Dvalin, o meglio Dave Quagmire, il capitano della Neo Japan, la squadra che si propone come sostituta alla Inazuma Japan per partecipare all'FFI. E così Lina Schiller, allenatrice avversaria, lancerà una sfida alla nazionale giapponese guidando la Neo Japan. La partita decisiva inizia e Shawn avanza agilmente, passando anche il pallone da Austin, che verrà però fermato. Ogni attacco dell'Inazuma viene stoppato dagli avversari, tuttavia Shawn riuscirà ad andare al tiro con il richiamo del lupo, che verrà però fermato dalla trivella spaziale di King. Quagmire allora andrà al contropiede, passando poi a Turner, che tirerà con il calcio interdimensionale, segnando il primo gol della partita. Il gioco riprende e Nathan andrà all'attacco dribblando con il suo turbine supremo, per poi passare ad Axel, che tirerà con la tormenta di fuoco, spezzando la trivella spaziale di King. L'Inazuma Japan ha appena pareggiato e anche il primo tempo è finito. La seconda metà di gioco inizia subito con Jordan che sfonderà con lo sprint fulmineo, passando poi ancora ad Axel, il quale vedrà la sua tormenta neutralizzata dalla muraglia infinita. Tiro dopo tiro, King e i suoi parano ogni volta, bloccando di fatti il punteggio sul pareggio. Quagmire però partirà in contropiede, tirando con il potente colpo supremo. Tuttavia Mark, grazie al pugno di giustizia, alla massima potenza, respingerà il tiro. A questo punto però, l'allenatore Travis farà entrare Darren spostando Mark in mezzo al campo, ma gli avversari tireranno con il triangolo Z, che grazie ad una folata di vento sprigionata da Archer, verrà fermato. Mark riparte dunque all'attacco con Jude ed Axel, grazie ai quali riuscirà a segnare e a vincere con la rete Inazuma. L'Inazuma Japan può dunque continuare a rappresentare la nazionale giapponese mondiali. Tuttavia, il giorno seguente gli allenamenti stanno per riprendere ed il nostro capitano vuole a tutti i costi creare una nuova tecnica che possa superare la potenza del pugno di giustizia. Kami però, sotto anche obbligo di Suzette, porterà Mark al Luna Park per fargli trovare l'ispirazione che gli manca. A fine giornata però il capitano porterà la ragazza al suo posto preferito, ossia la Torrina Zuma, sulla quale cominceranno a passarsi la palla fino a quando Kami non farà venire un'illuminazione a Mark. A casa di Axel invece il nostro cannoniere verrà ripreso dal padre, il quale vorrebbe che egli la smettesse con il calcio. Dopo gli allenamenti il numero 10 tornerà a casa e si confronterà con suo padre nuovamente, che gli ripeterà di smetterla col calcio e studiare medicina come fece lui. Il giorno seguente Austin e proprio Axel continueranno a provare a combinare il loro ruggito della tigre e la tormenta di fuoco. Tuttavia Hillman avviserà che il dottor Blaze ha deciso di spedire Axel in Germania per studiare. Tuttavia il nostro numero 10 non è affatto felice di ciò, anzi questa situazione non farà che turbare il bomber fiammeggiante. Di sera Mark porterà una strana lettera apparentemente scritta da suo nonno ad Hillman, e mentre tornerà a casa il capitano incontrerà Axel al fiume ad allenarsi, e in questa occasione il cannoniere racconterà della sua situazione. A Mark non starà bene tutto questo, tuttavia continuerà ad allenarsi assieme ad Axel, perfino nel fango e al tramonto. Il numero 1 dell'Inazuma andrà perfino a supplicare il dottor Blaze di non togliere il calcio ad Axel, tuttavia egli se ne andrà fregandosene delle parole del ragazzo. Ma intanto il giorno della partita è arrivato. Finalmente l'Inazuma Japan sta per cominciare la sua partita contro i Fire Dragon, nei quali giocano anche Byron Love, Claude Beacons e Bryce Whitingale, nonché Chang Tzu Choi, il geniale stratega coreano. L'inizio della partita è imminente, tuttavia l'allenatore Travis deciderà di punire l'atteggiamento da capitano di Mark, lasciandolo in panchina. La finale allora inizia e subito i ragazzi vanno all'attacco con Xavier, che scaricherà una potente metro dirompente in porta, parata però dalla scarica esplosiva. Choi allora farà ripartire i suoi Dragon all'attacco e Byron tirerà con il colpo supremo, tuttavia Darren parerà con la sua mano insuperabile. Archer allora avanzerà, finendo per farsi soffiare la palla da Claude e Bryce, che verranno però fermati da Shawn con la sua nuova lastra di ghiaccio, per poi avanzare con Thor e tirare con il tuono del lupo, segnando il primo gol dei giapponesi. La partita riprende, tuttavia Shawn bloccherà nuovamente Choi con la lastra di ghiaccio. Il regista coreano però, con il pressing perfetto, intrappolerà Harley e Shawn, i quali si faranno male scontrandosi a vicenda, finendo per dover lasciare il campo. Il pressing perfetto di Choi continua ad essere una tattica terribile, la quale istiga la paura nei giocatori intrappolati al suo interno. Claude si trova ora davanti alla porta, l'attaccante andrà al tiro con la palla di fuoco, che bucherà la guardia di Darren segnando il gol del pareggio. Il gioco riprende, tuttavia Jude ha capito come neutralizzare la tattica avversaria, ovvero giocando con passaggi alti. L'Inazuma torna dunque all'attacco con Axel ed Austin, i quali proveranno un ruggito di fuoco. Tuttavia il numero 10 verrà distratto dalla presenza di suo padre
padre sugli spalti, finendo per sprecare l'occasione. I coreani tornano allora all'attacco e questa volta sarà Byron a tirare con la rete supremo, segnando il gol del vantaggio. Durante l'intervallo Caleb verrà chiamato in causa per fare il jolly in campo, tuttavia la squadra giocherà in 10 fino a quando Jude non si sarà ripreso. La partita allora riprende e subito Caleb soffierà la palla a Claude per poi tirare addosso i suoi compagni per dribblare, scatenando l'ira di Nathan. In panchina però Hillman racconterà del passato burrascoso di proprio Caleb, il quale venne accecato dalla madre nel ricercare sempre più potere nella sua vita. Nonostante Caleb comincerà a passare la palla, i ragazzi non riusciranno a giocare come al solito. Claude e Bryce allora andranno al tiro con il ghiaccio di fuoco, che verrà deviato sulla linea di porta da Todd e Scott. Archer sta provando con tutto se stesso ad intercettare il pallone, tuttavia secondo Mark il numero 7 gioca con la paura di sbagliare. E anche Axel non riesce a giocare come vorrebbe, dal momento che la presenza del padre pare lo stia turbando. Mark allora capirà cosa voglia dire essere un vero capitano, ammettendo le proprie colpe ed entrando finalmente in campo. Anche Jude tornerà sul rettangolo di gioco e con Caleb dribblerà i coreani con il campo micidiale, per poi lanciare Jack e Nathan al tiro con la turbina volante, che pareggerà il risultato. I Fire Dragon però torneranno davanti alla porta dell'Inazuma per sganciare il loro grande caos, che purtroppo si insaccherà in rete. Gli avversari non intendono mollare, tuttavia Jack con la sua montagna di roccia bloccherà l'ennesimo tiro di Claude. I tre attaccanti della Corea vanno nuovamente all'attacco, venendo però fermati da Nathan, il quale passerà ad Archer, che però non riuscirà a controllare per la troppa tensione, regalando un calcio d'angolo agli avversari. Dopo essere stato incitato da Mark, allora Archer spiccherà finalmente il volo e bloccherà Byron e gli altri col tacco volante. L'Inazuma Japan si spinge in attacco, tirando e segnando con la meteora dirompente di Xavier il gol del 3-3. Manca davvero pochissimo la fine della partita e Byron, Claude e Bryce tireranno nuovamente davanti alla porta di Mark con il grande caos. Tuttavia il portiere svilupperà il martello del colosso, parando la conclusione avversaria. Tuttavia il numero 10 dell'Inazuma non pare essere ancora concentrato sulla partita, finendo per venire rimproverato sia da Austin che dal suo capitano. Axel ha finalmente aperto gli occhi ed assieme ad Austin perfezionerà il ricito di fuoco, segnando il gol del vantaggio giapponese. I coreani però non demordono e vanno per l'ultima volta al tiro con il grande caos, che verrà bloccato con uno sforzo incredibile da Mark con il martello del colosso. L'Inazuma Japan ha vinto la partita e vola sull'isola di Liyokota per disputare la fase finale del Football Frontier International. Il padre di Axel inoltre capirà finalmente suo figlio, permettendogli di continuare a giocare a calcio. La nazionale è ora all'aeroporto, tuttavia Sean e Jordan saranno costretti a lasciare l'Inazuma a causa dei loro infortuni. Al loro posto verranno introdotti Kevin e David. Pronti? Si parte per Liyokot. I ragazzi dopo un bel viaggio in aereo arriveranno sull'isola, dove noteranno come le varie aree dedicate alle squadre siano in tema con i paesi che rappresentano. Una volta arrivati nella loro area, Mark riceverà un messaggio da parte di Nelly, la quale lo aspetterà sulla spiaggia, dove Mark verrà a sapere che il suo nonno David Evans è ancora vivo. L'allenatore della leggendaria Inazuma Eleven si rifugiò infatti all'estero per proteggere la sua famiglia, in seguito al famoso incidente dell'Inazuma Eleven di 40 anni fa. Dopo la bella notizia ricevuta, Mark comincerà a cercare in giro per l'isola un pneumatico da poter usare per i suoi allenamenti, e proprio dopo averne avvistato uno, il capitano si scontrerà con Paolo Bianchi, uno dei giocatori italiani, per poi fermare lo pneumatico con la sua mano di luce. Più tardi, il vecchietto dei pneumatici aiuterà Mark ad agganciare la gomma ad un albero, per poi farlo riflettere sul suo stile di gioco. La sera seguente, allo stadio centrale dell'isola, si terrà la cerimonia d'apertura della fase finale dell'FFI, durante la quale Mark rivedrà Eric e Bobby. Il Football Frontier International sta per iniziare, tuttavia c'è qualcuno che sta tramando qualcosa nell'ombra. La prima squadra che l'Inazuma Japan dovrà affrontare sarà la nazionale inglese, i Cavalieri della Regina, i quali hanno pure invitato i nostri ragazzi ad una serata di gala per migliorare i rapporti tra le due nazionali. Mark, tuttavia, ha ancora in mente le parole dell'anziano incontrato la scorsa sera. Ma ecco che Paolo si farà di nuovo vivo. Il numero 10 dell'Italia comincerà ad allenarsi assieme al nostro capitano. Tuttavia Thiago Torres, capitano argentino, farà eruzione per sfidare Paolo, ed anche Dylan e Kruger arriveranno al campo per vedere come gioca Mark. La sfida allora si protrarrà fino a sera, quando Mark e Silvia dovranno raggiungere la serata di gala, dove la squadra incontrerà Edgar Partinus, capitano della nazionale inglese, che provocherà Mark, il quale accetterà la sfida del numero 10 avversario. Edgar allora andrà al tiro con la sua Excalibur, che supererà
afferrerà il martello del colosso con una facilità assurda. E nonostante Mark abbia perso, egli non è dispiaciuto, anzi è eccitato all'idea di incontrare giocatori così forti. Ma ecco arrivato il giorno della partita, che si giocherà sullo stadio dell'Idra, già gremito di tifosi. Il calcio d'inizio di Rinnazuma, che andrà direttamente all'attacco con Austin ed Axel. Austin è dunque davanti alla porta, ma Rotten lo fermerà con la gabbia di pietra, per poi passare a Partinus. Il capitano avversario andrà al tiro con l'Excalibur, indebolita dalla montagna di roccia e parta dal martello del colosso. Tuttavia il contropiede di Rinnazuma verrà ancora una volta stoppato dagli inglesi, che difendono egregiamente con il loro scudo dei cavalieri. Partinus allora riceverà nuovamente il pallone, calciando da centrocampo con l'Excalibur, che questa volta sorpasserà sia la montagna di roccia che il martello del colosso. Rinnazuma torna allora all'attacco, ma questa volta lo fa con passaggi rapidi, favorendo l'inserimento di Axel, il quale preparerà l'avvitamento esplosivo. Tuttavia Partinus gli soffierà la palla per tirare letteralmente dalla sua linea di porta con l'Excalibur. Il tiro del capitano inglese frantumerà la montagna di roccia, ma Mark non permetterà al pallone di entrare in porta. Tuttavia Jack è rimasto a terra dopo il colpo subito. Il ragazzone verrà sostituito in favore dell'inserimento di Kevin, rendendo la squadra molto più offensiva. Il gioco riprende con Kevin che recupererà un pallone importante e dopo un 1-2 con Axel scaglierà il suo soffio del drago nella porta inglese. L'allenatore avversario però esaurirà le sostituzioni cambiando ben 4 giocatori, con i quali i cavalieri della regina andranno all'attacco con la lancia invincibile. Partinus è dunque da solo davanti alla porta di Mark, dove tirerà con il colpo del paladino, che si insaccherà in rete senza problemi. Il primo tempo termina qui e Mark incontrerà il vecchietto col berretto arancione nel tunnel per i giocatori, il quale gli dirà che non deve per forza bloccare i tiri avversari. La partita riprende e i cavalieri tornano all'offensiva con la lancia invincibile, che questa volta verrà neutralizzata da Archer con il suo attacco volante. Jude e Caleb riescono a sincronizzare tutta la squadra ed ecco che Austin riuscirà a liberarsi dalla gabbia di pietra, tirando poi con il colpo delle sette spade che pareggerà il risultato. Manca davvero poco alla fine della partita, Kevin tirerà ancora con il soffio del drago, che verrà però ribattuto da Partinus con l'Excalibur, che accumulerà una potenza paurosa. Mark però ricorderà di non dover per forza fermare il pallone e difatti grazie al suo nuovo scudo d'energia devierà il tiro. Il capitano di Rinnazuma rilancia Jude, che assieme a Caleb dribblerà e servirà il pallone della vittoria ad Axel ed Austin, che segneranno lo scadere. La sera stessa Darren si sentirà giù di morale dopo aver visto come Mark sia riuscito a creare una nuova tecnica, e proprio mentre gli altri si stanno divertendo lui si starà allenando da solo per non rimanere indietro. La prossima partita è contro l'Impero, nazionale argentina che basa tutta la sua strategia sulla difesa d'acciaio. Darren però vuole creare una tecnica diversa da quella di Mark e Jack, Scott e Todd verranno ovviamente in suo aiuto. Per creare la mano di forza anche Harley si metterà ad aiutare il numero 20 della squadra. Tuttavia Darren sverrà per l'eccessivo sforzo, ma gli allenamenti non sono finiti e finalmente ecco che il portiere della Foxshore comincerà a sviluppare la sua nuova tecnica. Sulla strada di casa però Caleb incrocerà un misterioso uomo che lo sorprenderà. Jude e David inoltre per puro caso si ritroveranno lo stesso incrocio nel quale si trovano anche Caleb e quell'uomo che agli occhi dei tre ragazzi non potranno ricordare Ray Dark. I due di Rinnazuma allora cominceranno a cercare l'uomo visto poc'anzi, tuttavia le ricerche non daranno nessun risultato. Dall'altra parte invece gli allenamenti di Darren continuano, tuttavia la realizzazione della tecnica è ancora lontana. Dopo essere stati allontanati dall'allenamento, David incontrerà un ragazzo identico a Jude che metterà in guardia lui e la sua squadra. E proprio Jude, David e Caleb e anche l'imbucato Mark si dirigeranno verso quello che è certamente Ray Dark. La squadra italiana guidata da Paolo invece si sta allenando duramente in vista dell'incontro con il loro nuovo allenatore, che si rivelerà essere il misterioso Mr. D, il quale a sorpresa annuncerà che tutti i giocatori dell'Orfeo sono sostituiti con i giocatori del Team D. Tuttavia Mr. D darà un'opportunità a Paolo e agli altri per rimanere a giocare come nazionale italiana. Un albero però cadrà direttamente su Blasi, che verrà portato in ospedale. Ma non è tutto, anche altri 8 giocatori si infortuneranno proprio il giorno prima della partita, lasciando Paolo con un gruppo di soli 6 giocatori. Ma attenzione, perché delle travi stanno per cadere su proprio Paolo, che però verrà salvato da un tiro di Jude. Mark allora, dopo aver ascoltato la storia del numero 10 italiano, proporrà di giocare assieme ai giocatori dell'Orfeo per battere il Team D. Il giorno seguente i nostri ragazzi faranno la conoscenza dei loro avversari, tra cui vi è anche Giulio Acuto, un ragazzo tale e quale a Jude. Tuttavia Ray Dark non è l'unico a star tramando qualcosa, difatti anche qualcun altro sta osservando il tutto dall'oscurità. La partita allora inizia e subito Giulio si porterà in attacco. Tuttavia le strategie utilizzate dal Team D sono le stesse della Royal Academy e dunque Jude conosce ogni movimento alla perfezione. Le parole di Dark però non faranno che distrarre Jude, che non riuscirà a giocare come al solito. Ci penserà Caleb a far tornare in sé il numero 14 di Rinnazuma, che con una serie di passaggi lancerà Paolo, al quale verrà però negata la rete. Giulio però
riparte al contrattacco e tira con il Pinguino Imperatore X, che supererà il martello del colosso di Mark, segnando la prima rete. Il gioco riprende, ma le indicazioni di Caleb non vengono seguite, favorendo l'inserimento in attacco di Giulio, che andrà ancora al tiro con il Pinguino Imperatore X. Tuttavia Mark, utilizzando sia il martello del colosso che il pugno di fuoco, parerà la conclusione avversaria partendo all'attacco da solo. Jude però si è finalmente dato una svegliata e, dando delle perfette indicazioni, riuscirà a far giocare la squadra come si deve. Mark e Paolo si trovano ora davanti alla porta e, con un passaggio di testa della meteora bianca, Mark andrà al tiro con la respinta in Azuma, segnando il pareggio. Il team D però non si arrende, anche se Giulio sta avendo qualche problema con la vista. Infatti Ray Dark ha sottoposto il ragazzo ad un programma per potenziare il suo fisico, che ora lo sta rigettando. Jude, David e Caleb allora andranno tutti insieme al tiro con il Pinguino Imperatore numero 3, che si insaccherà in rete. L'Orfeo ha sconfitto il team D, guadagnandosi il titolo di nazionale italiano ufficiale. Tuttavia la partita tra Inazuma Japan e Impero sta per iniziare, e con un giorno di anticipo. L'organizzazione del Football Frontier International ha infatti spostato la partita, e Mark, Jude, Caleb e David non sanno se arriveranno in tempo allo stadio. Anche Travis ed Hillman sono stati ingannati da Dark e il suo collaboratore, e dunque l'Inazuma Japan dovrà disputare la partita in grave svantaggio. Mark e gli altri cominceranno dunque una vera e propria corsa contro il tempo per prendere il traghetto, il quale partirà proprio sotto il loro naso. Lo scontro tra Inazuma ed Impero inizia con i nostri ragazzi che portano l'attacco, tuttavia gli argentini bloccano ogni loro offensiva. Axel allora andrà a tiro con l'avvitamento esplosivo, fermato dal muro d'acciaio di Thiago Torres, che rilancerà a Leone l'attacco, il quale tirerà con la sfera di fuoco, segnando il povero Darren. L'Inazuma è già sotto di una rete, e il pressing degli avversari non fa che peggiorare le cose. Leone raddoppierà il risultato dopo che Darren avrà provato ad utilizzare la mano di forza. Ma attenzione, perché Nathan sarà costretto ad uscire dal campo a causa di un infortunio. L'insicurezza opprime Darren, tuttavia dopo essere stato incitato da Archer, il portiere dell'Inazuma riuscirà a perfezionare la mano di forza, parando così la conclusione avversaria. Il secondo tempo inizia, e gli argentini chiuderanno subito Axel nella loro trappola del formicaleone. Tuttavia numero 10 riuscirà ad andare al tiro, venendo però fermato dal solito Thiago Torres. La squadra sta passando un brutto momento, ma grazie all'incitamento di Cammy e gli altri manager, Scott, Jack e Todd riusciranno a trovare un varco nella trappola avversaria, passando poi ad Axel. Il numero 10 andrà finalmente al tiro assieme ad Austin e Xavier con la fiammata tripla, che spezzerà senza problemi le mani multiple dell'impero, segnando il gol dell'1-2. Tuttavia l'arbitro fischierà la fine dello scontro. L'Inazuma Japan, senza Mark e gli altri, ha perso la sua seconda partita dell'FFA. Il giorno seguente però gli allenamenti dei nostri ragazzi riprendono in vista della partita contro l'unicorno, e in previsione di questo incontro Sean è stato reintegrato nella squadra al posto di Todd, il quale si era infortunato contro l'impero. Il giorno seguente però Cammy svera dopo lo shock subito dall'incidente di un camion. La verità però è che Cammy perse la memoria in seguito alla morte dei suoi veri genitori, e per salvarla Travis decise di adottarla. Tuttavia grazie al radioso ricordo di Mark, Camellia ritornerà in forze. All'area giapponese però i nostri ragazzi stanno osservando gli highlights della partita tra l'unicorno, loro prossimi avversari, e i cavalieri della regina. Mark non vedrà l'ora di giocare con i suoi vecchi compagni di squadra, tuttavia Silvia sarà sovrimpensiero per come Eric si comporta durante il loro ultimo incontro. Proprio Silvia visiterà l'area americana, dove incontrerà Bobby, il quale la rassicurerà riguardo al suo amico. Eric infatti è ancora in pericolo per via dell'incidente di tanti anni fa, e deve operarsi al più presto per non rischiare brutte conseguenze. Tuttavia il numero 7 americano vuole a tutti i costi giocare la partita contro Lina Zuma. E quindi eccoci arrivati al fatidico giorno, sta per iniziare lo scontro tra Giappone ed America. Ma Silvia, sentendo per caso una conversazione tra Eric e Bobby, scoprirà la verità. Ma ad ogni modo, la partita tra le due nazionali inizia, e subito Eric si porterà al tiro con il colpo di Pegaso, che sorpasserà lo scudo d'energia. 1-0. La partita riprende con Jude che lancerà Axel al tiro con l'avvitamento esplosivo, che verrà prima indebolito da Bobby e poi bloccato dall'estremo difensore americano. L'unicorno si porta dunque ancora una volta in avanti con Eric, che sorpasserà la montagna di roccia di Jack, per poi tirare in porta ancora una volta con il colpo di Pegaso, che questa volta verrà deviato dallo scudo d'energia. L'Inazuma attacca finalmente con Nathan e Sean, che metteranno a punto la loro nuova tecnica, il grande vortice, che pareggerà i conti prima dell'intervallo. Proprio come Silvia, Mark per puro caso ascolterà una conversazione tra la ragazza ed Eric, scoprendo la verità sul mago del pallone. Il secondo tempo però inizia, e Kruger assieme a Dylan tirerà con il tiro dell'unicorno, che si insaccherà in rete.
L'Inazuma però non si abbatte e va al tiro con Harley con il suo flusso d'acqua che pareggerà nuovamente la situazione. Tuttavia gli americani tornano ad assediare l'area di rigore giapponese fino a quando Erika, Kruger e Dylan non segneranno un'altra volta con il Grande Lupo. Tuttavia Thor riuscirà a fermare il Grande Lupo lanciando Scott verso il pallone. Mark allora rilancerà per Axel che assieme ad Austin e Xavier tirerà con la fiammata tripla pareggiando per la terza volta. L'unicorno non si arrende e va al tiro con Eric che vedrà però il suo colpo di Pegaso impattarsi prima sulla traversa e poi sul petto di Mark. Lo stesso Eric verrà sostituito, l'allenatore americano infatti si è accorto delle condizioni del ragazzo. Ma intanto Axel segnerà il gol della vittoria con l'avvitamento esplosivo. Tuttavia Eric prometterà di non perdere l'amore per il calcio anche dopo la sua operazione. La sera stessa Mark avvisterà un capo all'interno dei dormitori e l'indomani nessuno crederà alle sue parole. Più tardi però anche Xavier e Scott incontreranno il capo che chiederà al ragazzo dei capelli rossi un autografo. I due però finiranno per perdersi nei boschi e la mattina successiva il capo gli sveglierà e li condurrà ad un campo da calcio. Carl Kappa ed un suo amico infatti vogliono giocare assieme a Xavier e Scott, i quali non riusciranno a fermare le azioni avversarie. Ma ecco che sul 17-0 Xavier riuscirà a dribblare e a segnare con la meteora dirompente e grazie alle indicazioni dei due Kappa riusciranno a trovare la strada di casa ricongiungendosi con i loro compagni. Il morale dell'Inazuma Japan è dunque alle stelle e questo anche per merito della spettacolare vittoria contro l'unicorno. I prossimi avversari dei nostri ragazzi saranno dunque gli italiani dell'Orfeo. Tuttavia Austin sta prendendo tutto molto seriamente. Di sera proprio Austin verrà raggiunto da Archer, il quale gli proporrà una sfida che il ragazzino perderà. Archer, per tirare sul morale di Austin, preparerà per lui un ramen con la ricetta di Hillman e il numero 11 finirà per confessare che è preoccupato per la madre e che sente molta nostalgia di casa. Il giorno seguente l'allenamento Austin con il morale al massimo tirerà con il tiro radiocomandato stupendo tutti i ragazzi presenti. Tuttavia Camellia sta continuando a manifestare segnali di instabilità, ma l'Inazuma Japan dovrà comunque giocare una partita d'allenamento contro la nazionale spagnola. L'Inazuma segnerà subito con il pinguino imperatore numero 3 che deve ancora essere migliorato in vista della partita contro l'Orfeo, durante la quale Jude rincontrerà come sappiamo bene Ray Dark. La memoria di Cammy però è tornata e la ragazza finirà per essere portata nuovamente in ospedale, ma anche grazie al sostegno di Mark ella si risveglierà rifiutandosi di perdere la memoria una seconda volta. E a proposito, Nelly e il detective Smith faranno irruzione in ospedale confidando che David Evans è ancora vivo. La partita contro gli italiani è però alle porte e gli allenamenti devono necessariamente continuare. Dall'altro lato anche Paolo e suoi stanno continuando ad allenarsi con i metodi di Dark che stremano gli stessi componenti dell'Orfeo. A Paolo in serata arriverà un pacco da parte del vero capitano della nazionale italiana nel quale Bianchi troverà un CD contenente una vecchia partita tra Giappone e Corea, grazie al quale scoprirà la verità su Ray Dark e suo padre. I dubbi e la rabbia di Jude si fanno sempre più pressanti, ma ecco che la partita sta per iniziare. Kevin si porta subito in attacco, ma gli italiani rubano palla ignorando le indicazioni di Paolo. L'Orfeo sta giocando senza includere il loro capitano nelle variazioni e restando chiusi in difesa. Ma ecco che Sean va finalmente all'offensiva tirando assieme ad Axel con il fuoco incrociato, segnando la prima rete della partita. L'incontro riprende e i nostri ragazzi tornano ad attaccare dopo aver recuperato un pallone preziosissimo. Tuttavia Paolo riuscirà a deviare il passaggio di Jude verso Axel. Bianchi allora chiederà ai suoi compagni di squadra di fidarsi di Mr. D e finalmente l'Orfeo comincerà a giocare come si deve. Ed ecco che Paolo comincerà a giocare come Tom Dark, padre di proprio Ray Dark. Grazie a un passaggio di Paolo, Generari si troverà davanti alla porta di Mark e con il tiro congelante pareggerà la partita. Finalmente Ray Dark ha riscoperto l'amore per il calcio e questo grazie a Paolo. L'Inazuma fatica sempre di più ad attaccare grazie alla barricata impenetrabile degli italiani. Tuttavia Kevin riuscirà ad andare al tiro con il soffio del drago che verrà però bloccato dalla guardia del Colosseo di Gigi. La palla arriverà a Paolo che ora davanti alla porta di Mark sfodererà la sua spada micidiale segnando il 2-1 italiano. Jude ha finalmente capito come superare la barricata impenetrabile e questo grazie agli insegnamenti che Dark gli impartì in giovane età. Il pallone arriverà dunque ad Austin ed Axel che pareggeranno con il ruggito di fuoco. Durante l'intervallo però il vero capitano italiano farà la sua apparizione. Nakata è tornato e con lui è arrivata anche Lacey, una bambina che finì per essere coinvolta in un incidente causato da Dark, il quale le ha permesso di riacquistare la vista. Il secondo tempo inizia e immediatamente Paolo andrà a tiro con la spada micidiale che verrà bloccata sulla linea da Mark e Jude. La barricata impenetrabile si è evoluta con l'entrata di Nakata, il quale segnerà con il calcio impavido il gol del 3-2 a Mark. Lo spirito di Jude però lo porterà ad annullare la difesa di Nakata ed andare al tiro con il pinguino imperatore numero 3, grazie al quale
quale il Nazzuma pareggerà nuovamente. La partita è terminata con un pareggio ed ora la qualificazione alle semifinali dipende solo dai risultati delle altre squadre. Raidak però verrà prelevato dalle autorità, tuttavia un camion investirà proprio l'allenatore dell'Orfeo prima che egli potesse essere portato in commissariato. La partita tra Argentina ed America sta però venendo disputata e i nostri ragazzi sanno bene che l'esito di questo scontro decreterà se il Giappone continuerà ad avanzare nel torneo. La difesa di Thiago Torres è riuscita a difendere il risultato, portando la vittoria alla sua squadra. L'Inazuma Japan può dunque proseguire nell'FFI. Mark e Silvia andranno all'aeroporto per salutare Bobby, tuttavia i due incontreranno Nelly che avviserà del fatto che il signor veteran è arrivato sull'isola con l'ultimo quaderno di David Evans. Le regole del cuore scritte sul quaderno spingeranno la squadra ad allenarsi ancora di più, ma attenzione poiché a Liyakot sono arrivate anche Suzette e Victoria e le due non perderanno tempo nel farsi appioppare i due bracciali misteriosi. Proprio Victoria, una volta arrivata all'area giapponese, regalerà il bracciale a Celia, tuttavia le due ragazze non riescono più a toglierli dal loro polso. Nelly infatti racconterà a Mark e gli altri il mito degli abitanti di Celeste e Notturnia, due antichi popoli che si sfidarono a calcio, e si dice anche che i due bracciali delle ragazze siano in realtà delle chiavi misteriose. L'allenamento in vista della semifinale continua, tuttavia al campo d'allenamento arriveranno i capitani delle squadre dell'FFI incontrato fino ad ora, che si uniranno ai ragazzi dell'Inazuma per un allenamento, che verrà interrotto da un lampo folgorante, il quale farà apparire un ragazzo misterioso che spazzerà via tutti, per poi portare Suzette assieme a lui. Tuttavia anche un altro ragazzo mai visto prima farà la sua apparizione, portando via Celia. I due ragazzi appena apparsi sono in realtà i capitani della Daystar e della Nightstar, le due squadre di Celeste e Notturnia. Bisogna dunque muoversi verso il monte Magnitude presente su Liyakot, dividendosi in due gruppi. La squadra di Mark giocherà contro la Daystar, mentre quella di Jude contro la Nightstar. La squadra rossa raggiungerà il campo della Daystar, sul quale giocheranno per liberare la promessa sposa Suzette. Sahel, il capitano avversario, segnerà senza problemi con il suo colpo celestiale. Tuttavia i ragazzi non si abbatteranno ed andranno all'attacco con Partinus e la sua Excalibur, che verrà però parata dalla zona suprema. La partita è ancora in mano alla squadra avversaria, ma ogni minuto che passa non fa che rinforzare i nostri ragazzi, che pareggeranno allo scadere con la spada micidiale di Paolo. Gli abitanti di Celestia non vogliono mollare, Victoria però è decisa a salvare la sua amica, tuttavia Sahel andrà al tiro con il colpo celestiale, che verrà però respinto dall'Excalibur di Partinus, che segnerà il gol del 2-1 proprio allo scadere. Suzette è salva, ma Celia è ancora confinata nel sottosuolo. Jude e gli altri infatti sono arrivati al cospetto di Destra e la sua Nightstar, che hanno l'obiettivo di risvegliare il re di Notturnia, grazie alla forza vitale di proprio Celia. La partita dunque inizia con Destra che passa immediatamente all'attacco, dribblando tutti e segnando soltanto Darren. Jude deve capire lo stile di gioco della Nightstar, Caleb ed Archer non vorranno fare altro che salvare Celia a tutti i costi, tuttavia Astaroth apparirà senza problemi con il suo colpo finale. Destra si trova ancora una volta davanti alla porta di Darren, finendo per segnare il secondo gol con potenza oscura. Gli avversari sono su un altro livello rispetto alla squadra bianca, tuttavia ecco che Torres bloccherà correttamente il tiro di Destra. Andando al contropiede, Dylan segnerà beffando il portiere avversario con una finta, 2-1. E non ci vorrà molto prima che Austin pareggi il risultato con il suo colpo delle sette spade, e successivamente che Jude, Caleb e David mettano capo agli avversari con il pinguino imperatore numero 3. Sia Celia che Suzette sono ora salve, tuttavia non è ancora finita, angeli e demoni uniscono le forze, nasce la Darkstar. Grazie allo spirito dei nostri ragazzi, il re di Notturnia ha potuto risvegliarsi comunque, e per via della sua influenza malvagia, anche i giocatori della Daystar si sono messi sui servizi. La partita decisiva inizia, e subito Sile e Destra segneranno con il raggio d'ombra, tuttavia i nostri ragazzi non si tireranno indietro, ed andranno al tiro con il fuoco incrociato, che però verrà parato con il colpo finale. I due giocatori di punta avversari tireranno nuovamente con la loro tecnica combinata, che verrà però deviata dallo sforzo difensivo di Archer, Jack e Mark. La stanchezza si fa ora sentire, Max e Austin Xavier tireranno con la fiammata tripla, superando finalmente la difesa di Astaroth. Il primo tempo si era concluso, ma i Darkstar sono davvero fortissimi. Il gioco riprende e i soliti Sail e Destra vedranno il loro tiro parto da Mark. Paolo tirerà dunque con la sua spada micidiale, che verrà ribattuta dalla fiammata tripla, che sarà respinta e rispedita verso la porta dalla respinta in Azuma di Mark. I nostri ragazzi hanno vinto e sono riusciti a far capire il vero significato del calcio a Sahel. La semifinale dell'FFI è sempre più vicina, tuttavia Nelly deciderà inaspettatamente di lasciare in Azuma. Ma intanto la partita tra Brasile e Francia si conclude con proprio una vittoria della squadra verde-oro, che giocherà la semifinale del torneo contro i nostri ragazzi dell'Inazuma. Il giorno seguente però Robingo, capitano del regno, si presenterà all'area giapponese, chiedendo a Mark di lasciare vincere la sua squadra. I ragazzi
leader in Azuma Japan si avvieranno dunque verso l'area brasiliana per scoprire qualcosa di più su quello che sta accadendo alla squadra di Robingo. Lagarto svelerà tutto quello che Zulan ha fatto ai ragazzi che compongono il regno, tuttavia il ragazzo si arrenderà allo spettro del suo allenatore. Mark, Jude, Torek e Xavier si infiltreranno però nella residenza di proprio Zulan, dove recupereranno le prove della colpevolezza del malvagio uomo. Dietro l'FFI c'è infatti Zulan Rice, che oltre ad essere l'allenatore brasiliano è anche il direttore di un'importante compagnia petrolifera. A causa dell'imminente prosciugamento dei suoi pozzi, Zulan sta cercando di scatenare una nuova guerra per avere il mondo intero ai suoi piedi, dal momento che sarebbe lui a controllare l'economia mondiale. Le prove per incastrarlo sono nelle mani del Mr. Hillman, che si avvierà per depositarle. Tuttavia Sylvia racconterà del fatto che Hillman abbia avuto un malore in seguito al pedinamento degli uomini di Zulan. La semifinale tra Giappone e Brasile è ormai alle porte, mentre il Mr. Hillman dovrà essere operato al cuore. Tuttavia, proprio un momento prima dell'inizio della partita, dal cielo apparirà un dirigibile, dal quale uscirà Zulan Rice. La squadra brasiliana è dunque ancora sotto il suo controllo, tuttavia Mark non si vorrà trattenere. La partita inizia e subito Robingo ruberà palla, cambiando inspiegabilmente personalità. Robingo salterà tutta linea Azuma Japan, andando al tiro ma fallendo nel centrare lo specchio della porta. Il capitano del regno sta giocando da solo, arrivando fino al punto da rubare il pallone al lagarto, andando nuovamente al tiro ma fallendo. L'Inazuma torna all'attacco, ma il solito lagarto ruberà con la scivolata rotante, per poi avanzare con l'onda amazzonica, investendo Austin e la lama d'energia di Thor, finendo per mettere Robingo in condizione di segnare. Il primo tempo è terminato con un vantaggio del Brasile, ma il Detective Smith preleverà Zulan e farà esaminare Robingo, il quale era stato sottoposto al progetto RH, un sistema di potenziamento umano che si attivava tramite il fischietto del direttore di gara. Grazie all'ispettore, Zulan verrà portato via, permettendo alla squadra brasiliana di poter giocare con le loro forze. La partita riprende e il Brasile starà sulla difensiva, continuando a passarsi la palla senza cercare di concludere a rete. Grazie alle parole e allo spirito di Thor, però, Robingo aprirà gli occhi. Shawn e proprio Thor andranno a segno con il tuono del lupo, rimettendo la partita in corsa. Il regno è tornato e finalmente la semifinale potrà essere definita tale. Infatti Robingo e gli altri cominceranno a giocare col sorriso, andando a tiro con il colpo di samba del centravanti verde oro, che segnerà il gol del 2-1. I brasiliani tornano nuovamente all'attacco, tuttavia Mark parerà e rilancerà per Xavier, che tirerà con la sua meteora dirompente, potenziata dal soffio del drago e dall'avvitamento esplosivo, segnando e pareggiando per la seconda volta. Manca davvero pochissimo alla fine della partita e Robingo tirerà ancora con il colpo di samba, che verrà fermato da Archer sulla linea di porta. Il numero 7 rilancerà poi per Xavier e Shawn, i quali segneranno con Aurora allo scadere. L'Inazuma Japan è arrivata in finale. La storia di Zulan però non è ancora finita, infatti verrà liberato dal suo assistente. Ma Mark e gli altri questo non lo possono, e proprio il Detective Smith incontrerà David Evans. Nell'intanto si unite ai piccoli giganti proprio in seguito all'incontro con David, il quale si rifugiò in Kotarl dopo l'incidente dell'Inazuma Eleven di 40 anni fa, causato sì da Ray Dark, ma gestito da Zulan nell'ombra. L'area dei piccoli giganti è però stata attaccata, bisogna intervenire. Mark e gli altri hanno raggiunto la zona del Kotarl e proprio il nostro capitano andrà in soccorso di Helio. Tuttavia una nuova e potente squadra si mostra. Lo Zulan Team sfida l'Inazuma Japan. Anche lo stesso Zulan si mostrerà, rivelando la vera identità di David Evans davanti a tutti. La partita decisiva contro il malvagio uomo inizia ed immediatamente l'Inazuma si porta in avanti, venendo però fermata e messa in difficoltà dal contropiede avversario. Lo Zulan Team è una squadra potenziata dal progetto RH, migliorato dopo gli esperimenti effettuati su Giulia Kut e Robingo. Coyote andrà dunque al tiro con il calcio fiammeggiante, segnando la prima rete della partita. L'Inazuma però andrà all'attacco con il doppio vortice di Caleb e Jude, che lanceranno Austin al tiro con il colpo delle sette spade, che verrà però fermato dal ragno gigante di Fox. Coyote si porta nuovamente davanti alla porta di Mark, al quale verrà segnata un'altra rete. David Evans però stravolgerà la tattica dell'Inazuma Japan, spostando Archer e Jack in attacco. I nostri ragazzi ora riescono a superare gli avversari con una semplicità estrema. Austin ed Axel allora andranno al tiro con il ruggito di fuoco, segnando la prima rete. Nathan e Shawn accorceranno ancora di più le distanze con il grande vortice e grazie alla fiammata tripla i nostri ragazzi riusciranno a vincere dopo una rimonta pazzesca. E questo tutto grazie alle direttive di David Evans. Zulan verrà poi arrestato da Smith e dagli altri agenti dell'Interpol e finalmente la sua maledizione si è dissolta su David Evans, Hillman e sul defunto Ray Dark. Mark e suo nonno si sono ora ricongiunti e proprio David racconterà del fatto che dopo essersi rifugiato da Zulan in Kotarl, gli uomini e i bambini del posto lo accolsero a braccia aperte. La finale dell'FFI è però alle porte e Nelly tornerà anche tra le file delle manager di Inazuma Japan. Ognuno si sta allenando
funzionando al suo massimo. Tuttavia, proprio Nelly e Mark incontreranno Hector sulla spiaggia, mentre è intento ad allenarsi con il copertone, finendo anche per lanciare il guantone di sfida al nostro capitano. Mark continuerà a provare a realizzare la tecnica micidiale suggerita da suo nonno, ma ecco che Paolo si mostrerà a lui. Il vice capitano dell'Orfeo chiederà a Mark di sconfiggere i piccoli giganti, per poi proporre di giocare una partita d'allenamento contro la sua squadra. L'Orfeo allora adotterà la stessa tattica che la squadra cotarlese ha adoperato contro di loro, segnando subito il primo gol con Paolo. La squadra italiana difende come un tutt'uno ed attacca in modo egregio, finendo per segnare il gol del raddoppio. Jude e Caleb hanno però capito come passare attraverso la solida difesa dell'Orfeo, andando anche al tiro con il pinguino imperatore numero 3, che verrà ribattuto in rete da Axel con il suo avvitamento esplosivo. Inoltre Mark ha finalmente capito come finalizzare la sua tecnica, la parata suprema. La sera stessa Steve e gli altri membri della Raymond chiameranno per incitare i ragazzi dell'Inazuma Japan e per avvisare anche del fatto che la sede del club di calcio sia stata finalmente restaurata. Insieme ad Axel, il nostro capitano penserà a tutta la strada fatta per arrivare fino a questo momento, ed anche gli altri ragazzi non riescono a riposare, continuando così ad allenarsi anche a notte fonda. La partita è domani e Sean proporrà a Jude e Xavier di provare a creare una nuova tecnica speciale, ed anche i piccoli giganti non stanno di certo perdendo tempo. La partita più incredibile dell'FFI è alle porte. L'Inazuma Japan è davvero maturata un sacco, e questo anche grazie alle esperienze vissute proprio durante questo Football Frontier International, che ha portato i nostri ragazzi a giocarsi addirittura la finale del mondiale. Jude, Axel, Austin, Archer, Mark e tutti gli altri devono vincere anche per tutti i loro sostenitori, nonché per i loro compagni che non sono con loro in questo momento. La partita tra Inazuma Japan e Piccoli Giganti allora inizia, e subito Kevin si farà soffiare la palla da Flair, che però vedrà il suo passaggio intercettato da Jude, che lancerà per Axel, il quale tirerà con l'avvitamento esplosivo, parato dalla mano di Lucy X di Hector, che tirerà direttamente dalla sua porta. Ma ecco che l'Inazuma Japan parte di nuovo all'attacco con Oltre il Cielo, che verrà però neutralizzato da Vitesse, che insieme agli altri cotarlesi ruberà palla con la spinta circolare, che metterà Illa nella condizione di tirare con la morsa doppia, la quale supererà senza problemi la parata suprema di Mark. La partita continua e la nostra Inazuma Japan non molla per niente, tuttavia Hector pare essere un portiere imbattibile. Ogni tiro di Axel, Xavier o Kevin viene prontamente bloccato da numero 1 cotarlese, che rilancerà nuovamente Illa d'attacco, il quale questa volta non riuscirà a segnare grazie ad una deviazione in angolo di Mark. Illa riceverà nuovamente la palla e tirerà ancora con la morsa doppia, che verrà però bloccata da Kevin, il quale uscirà dal campo in seguito alla dura botta subita. La partita riprende con l'ennesimo calcio d'angolo, tuttavia l'Inazuma Japan è schierato in difesa della porta assieme a Mark. Grazie allora ad un segnale dell'allenatore Travis, il nostro capitano si impegnerà al massimo per difendere la porta giapponese, riuscendo a mettere a punto la parata suprema. E ora tenderà il contropiede e dopo una serie di passaggi Xavier andrà al tiro con la scarica stellare, battendo finalmente la mano di Luce X di Hector e segnando il gol del pareggio. Il primo tempo è finito e il secondo si appresta ad iniziare, tuttavia Hector è ora schierato in attacco. Subito il capitano dei piccoli giganti andrà all'offensiva dribblando, finendo però per venire fermato da Sean, che passerà poi a Xavier, che vedrà la sua scarica stellare bloccata dalla difesa avversaria. I piccoli giganti si portano di nuovo all'attacco ed Hector con la sua giravolta esplosiva riuscirà a spezzare la parata suprema di Mark, segnando il gol del 2-1. Axel, Caleb ed Austin proveranno a tirare con la scia tripla, che però arriverà tra le mani di The Fortune senza potenza. Hector allora tirerà nuovamente con la sua tecnica, che questa volta verrà parata dal nostro capitano. Xavier, Jude e Sean allora andranno al tiro con il grande fuoco, con il quale Inazuma Japan pareggerà ancora una volta. Tuttavia The Fortune si è infortunato, costringendo ad Hector di tornare fra i pali. Jude e gli altri allora tireranno per la seconda volta con il grande fuoco, che questa volta verrà parato dalla potentissima mano suprema del capitano avversario. La partita alla quale stiamo assistendo è concitata al massimo, nessuna delle due squadre vuole darsi per vinta. Hector però si porterà nuovamente in attacco con la giravolta esplosiva, che verrà deviata dalla parata suprema sulla traversa. L'assedio dei piccoli giganti non si ferma nemmeno per un attimo, ed ecco infatti Hector che tirerà nuovamente con la sua tecnica, che questa volta verrà bloccata sulla linea di porta da Austin ed Axel. L'allenatore Travis però consiglierà ai suoi giocatori di giocare divertendosi, ed è grazie a queste parole che Mark riuscirà a bloccare definitivamente la giravolta esplosiva di Hector alla massima potenza con la sua parata suprema. La partita non è però finita, la squadra non ha mai smesso di lottare per la finale ed è proprio in questi ultimi minuti di partita che le zanne vanno tirate fuori. Mark si porterà in avanti dribblando assieme a Jude per poi tirare assieme ad Axel e Austin con la scia tripla, che arriverà in porta ad una potenza impressionante, finendo per battere anche la mano suprema di Hector. L'arbitro fischia, la partita è finita. Mark e gli altri hanno trionfato sui piccoli giganti ottenendo l'agognata vittoria, ma l'FFI si è conclusa
mezzo e ciò sta a significare che tutti devono tornare alle loro case e ai loro paesi. In questi 3 anni Mark, Jude, Axel e tutti gli altri hanno contribuito a far diventare grande e famoso il club di calcio della Raymond ed è arrivato ora il giorno del loro diploma. Sulla strada verso scuola Mark e Sylvia incontreranno Austin e seguendo un altro percorso per raggiungere l'istituto il nostro capitano ricorderà tutti gli eventi accaduti in passato, dal primo incontro con Axel fino ad arrivare a ricordare la prima storica partita contro la Royal Academy. E per ora è arrivato il momento della cerimonia di diploma e Mark non potrà non ricordare tutti i suoi ricordi legati agli amici e al calcio che lo hanno accompagnato in questi ultimi 3 anni. Dopo aver ricevuto il suo diploma, Mark noterà che tutti i suoi amici staranno versando lacrime di gioia per lui, ovvero per il solare ragazzo che li ha sempre sostenuti giorno dopo giorno. Al campo della scuola però sono già tutti pronti per giocare la partita per festeggiare il loro diploma. La storica Raymond giocherà contro la squadra composta da tutti i loro amici che si sono man mano uniti alla loro squadra. Tuttavia alla Raymond arriveranno anche i giocatori della Royal Academy che assisteranno ovviamente alla partita di diploma. La battaglia finale inizia e subito Austin si porterà al tiro con il colpo delle 7 spade che verrà parato da Mark senza problemi con la parata suprema. I nostri ragazzi giocheranno con leggero, ripensando a tutti i progressi compiuti durante il loro cammino verso la vetta del mondo. La palla arriverà a Sean, che poi passerà ad Harley, che tirerà con il tifone, bloccato da Todd con il taglio roteante. Nathan andrà dunque in contropiede, passando poi a Max, che servirà a Kevin, che tirerà davanti alla porta con il soffio del drago, parato dalla mano di forza di Darren. Ogni giocatore in campo ha una storia da raccontare, e questo solo grazie al nostro capitano Evans. Il tempo agli sgoccioli, ed ecco che Judas, Simascione ed Eric tirerà con il pinguino imperatore numero 2, parato da Mark con la sua mano di luce. La partita è finita, 0-0, un pareggio meritatissimo, e nemmeno il tempo di riprendere fiato che Mark proporrà ai ragazzi della Royal di giocare contro di loro. Il nostro capitano è sempre il solito, ma 10 anni dopo, una nuova pagina della storia della squadra di calcio Raymond sta per essere scritta. Siete pronti a conoscere Arion?